Il panificio è avviato già da 26-27 anni circa. Io iniziai 27 anni fa, ero inesperto totalmente del settore della panificazione, anche perché lavoravo in un negozio di produzione di pasta fresca. Abbiamo deciso di aprire il panificio e la cosa mi pigliò sin da subito. Iniziai ad avere una passione per i lievitati, per il pane, per i biscotti, per un po' tutto quello che è, diciamo, la produzione di un panificio. A questo punto era talmente forte la volontà, la voglia, il desiderio di andare avanti che iniziai a fare dei corsi di lievitazione per fare il pane, per fare i biscotti. Mi sono un po' fatto trasportare dalla nuova tendenza di utilizzare grani antichi per fare il pane, per fare i biscotti e cose varie. Non starò qua 30 anni a raccontare la mia storia, ma ad un certo punto della mia vita, tipo la scorsa settimana, abbiamo avuto inaspettatamente questa bellissima notizia che hanno assegnato al panificio Conti due pani e siamo stati messi sulla guida del Gambero Rosso per la migliore panetteria d'Italia, come una delle migliori panetterie d'Italia. Spero che possa avere benefici il paese di Bagheria e condividere con tutti i bagheresi e con tutti i panettieri di Bagheria la stessa esperienza che sto facendo io, lo stesso modo di vedere le cose, noi abbiamo investito molto, devo dire, per fare questo genere di prodotto. Abbiamo fatto conoscere lo sfincione, abbiamo avuto la possibilità di essere messi su Slow Food, di fare uno sfincione, di fare eventi, di fare manifestazioni, magari in tutta Sicilia abbiamo presenziato come per gli sfincioni e quindi abbiamo avuto molta notorietà per quanto riguarda lo sfincione, il pane e tutto. Alla fine poi i risultati arrivano. Il pubblico e i clienti sono i veri anche protagonisti di questo premio, chiamiamolo così, in quanto sono stati proprio loro che ci hanno comunque ogni giorno aiutato ad andare avanti con i loro elogi, magari a volte anche delle critiche, e ho riscontrato nei miei clienti e un po' in generale anche in persone che non conoscevo tramite messaggi Facebook, Instagram, veramente una partecipazione generale, partecipazione di amici e clienti che veramente ci spingono ad andare sempre avanti, perché apprezzano tutto quello che, insomma, in questi anni abbiamo fatto, l'evolversi appunto del nostro punto vendita.